Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha annunciato un imminente concorso a cattedre per l'immissione in ruolo di circa 24.000 insegnanti. Pertanto, amiche e amici che vi apprestate a preparare il concorso, riprendo la rubrica di recensione di manuali, di storie e di filosofia. Questa sera è il turno di un manuale di storia robustissimo del Giardina Sabatucci Vidotto, che vi presento in questa particolare versione, I mondi della storia, volume 1, 2 e 3, qui ho il terzo volume. A mio avviso questo manuale è un buon manuale per preparare un concorso per l'insegnamento, detto che è un ottimo manuale da utilizzare a scuola nel triennio di un liceo di sicuro. Perché? Perché è un manuale denso, denso di contenuti, dunque ci sono i contenuti, c'è la narrazione storica scritta in modo rigoroso, puntiglioso, c'è chi contesta magari a Giardina Sabatucci Vidotto di non essere così avvincenti nella narrazione storica rispetto a manuali quali quelli di Luzzatto o di Barbero che vi presenterò poi prossimamente, però è sicuramente un manuale rigoroso, è un manuale rigoroso. I dati, gli avvenimenti, le date, le cause, le conseguenze, la complessità degli avvenimenti storici sono trattati in maniera forte, robusta e rigorosa. Pertanto un ottimo testo per preparare il concorso. E poi ha un vantaggio, secondo me, questo testo. Io ho anche il volume 2 qua, I mondi della storia, ascesa ed egemonia europea nel mondo. Questo manuale, questa versione del Giardina Sabatucci Vidotto, ve ne sono tantissimi, storia, i nuovi profili storici, questa versione ha un taglio globale. Affronta la storia non in modo eurocentrico, per quanto ci sia una prevalenza eurocentrica, non da un punto di vista prettamente italiano, per quanto ovviamente ci sia grande spazio non per l'Italia, ma prova ad affrontare la storia come processo globale, un po' come fa da un punto di vista più economico Castronovo, anche Castronovo deve ancora presentarlo. Dunque, il Giardina Sabatucci Vidotto, sempre edito dalla Laterza, intitolato I mondi della storia, è un manuale globale, no, 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 non globalista per chi ama la globalizzazione, anzi l'ultimo capitolo del volume 3 presenta proprio aspetti positivi, negativi, pro e contro della globalizzazione, dunque sostenitori e critici, ma è un manuale globale, globalista, perché presenta la storia nei suoi processi appunto globali, nei suoi processi mondiali. Vediamo ad esempio il volume 2 dei mondi della storia. Il volume 2 dei mondi della storia si apre proprio al di là, no, chiaramente, delle tematiche legate alla rivoluzione scientifica, le tematiche legate ovviamente all'illuminismo. Si apre con un interessantissimo appunto approfondimento sul anche i nuovi mondi, sui mondi appunto del commercio, le altre civiltà. Il modulo 2, le altre civiltà. C'è un'anteprima, c'è sempre un'anteprima prima di un modulo, che poi è costituito da diversi capitoli. In questo caso il modulo le altre civiltà fa un'anteprima sulla Cina, sul Giappone, sull'impero Mogul, sull'impero appunto ottomano, e dunque tratta la storia dell'Oriente per poi arrivare anche nelle altre civiltà a trattare la storia dell'America Latina e dunque i processi di colonizzazione, di commercio prima, di colonizzazione, di rapporti tra l'Oriente e l'Europa,
tra l'Oriente e l'Occidente, e dunque l'incontro-scontro tra civiltà. È un modulo sicuramente molto ricco di storia globale. Non mancano chiaramente, no, la rivoluzione francese, la rivoluzione americana, il Bonaparte, ma ad esempio poi torna nel capitolo 9 a parlare delle Americhe, grande spazio a Simón Bolívar, José Martí, al tentativo poi di costruire un panamericanismo nel Sud America, grande spazio anche agli indiani d'America, all'epopea, alla tragedia anche degli indiani d'America. Tutti i capitoli di storia sociale sono di stampo globale, a livello di società europea, la storia economica è a livello europeo e globale. E per quanto riguarda l'Unità d'Italia, presenta anche una storiografia robusta, una storiografia ampia. Faccio un esempio: ci sono chiaramente fonti dirette, documenti, la reazione cattolica di Pio IX, poi abbiamo il punto di vista dei borbonici di Giacinto De Sivo, poi abbiamo l'indagine sul brigantaggio, c'è Pezzino, lo storico, che parla di guerra civile, Alfredo Niceforo che parla dell'arretratezza del meridione, Alfredo Riani che invece presenta la debolezza della monarchia sabauda, poi c'è la lettura di Gobetti, di Piero Gobetti, del risorgimento italiano, Guido D'Orso con un risorgimento senza ideali, la lettura di Antonio Gramsci del risorgimento italiano, Andrea Finocchiaro Aprile che ci presenta il movimento indipendentista siciliano, il sud vittima dell'Unità d'Italia, Umberto Bossi, no, che viene presentato come anche una fonte rispetto alle critiche mostra la prima Lega rispetto sull'Italia. Dunque abbiamo veramente una ricchezza di fonti anche recenti, di punti di vista diversi, che sono fondamentali per fare storia. Gli avvenimenti sono quelli, poi conta anche l'interpretazione degli avvenimenti storici. Il manuale numero 2 si chiude chiaramente con l'avvento di massa, seconda rivoluzione industriale, con la crescita dei prezzi di massa, con l'industrializzazione, con il legame tra le imprese, le banche, tra il mondo dell'industria e le banche, poi ovviamente si chiude con il fenomeno dell'imperialismo. Il volume 2 dunque di mondi della storia con una prospettiva globale, e il volume numero 3 a tutti chiaramente gli argomenti classici della prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, all'avvento dei totalitarismi, all'avvento del fascismo in Italia, la rivoluzione russa, il passo da Lenin a Stalin, l'edificazione dell'Unione Sovietica, la crisi del 29, del New Deal, l'avvento del nazismo, la Shoah, tutto. Ma poi è una seconda parte interessantissima che si spinge ben al di là addirittura della caduta del muro di Berlino, e si spinge alla globalizzazione, fa prima storia dei consumi, grandi temi ambientali, tratta il tema della globalizzazione, della nascita dell'Unità Europea, e ha un capitolo 15 addirittura la società post-industriali, grandi temi aperti, la rivoluzione elettronica, presenta due figure iconiche come Bill Gates e Steve Jobs, critici ovviamente della globalizzazione e apologeti della globalizzazione, grandi fenomeni migratori. Io ad esempio penso quest'anno di dare questi capitoli, non ho questo manuale, io ho un Giardino Sabatucci diverso, più vecchio, una storia, però penso di utilizzare questi capitoli con alcuni studenti per fare loro degli approfondimenti sulla storia molto vicina, che poi sia storia o che sia più attualità, è tutto un dibattito chiaramente longevo, lunghissimo, però per lasciare ai ragazzi qualche finestra aperta sul mondo più contemporaneo. E dunque l'economia mondiale, la tutela dell'ambiente, i temi di oggi, i temi della globalizzazione, le questioni di genere, le religioni e fondamentalismi, è veramente un manuale molto 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 ricco di aperture verso la contemporaneità, sviluppi di disuguaglianze, lo sviluppo del Brasile, dell'India, della Cina, il rapporto in nord-sud del mondo, il tema dell'Islam dell'Occidente, dopo il muro di Berlino questo mondo forse è con più centri, ma che ha perso di fatto una stabilità, no? Il mondo post guerra fredda è un mondo ovviamente più instabile, con attori multipli, con ovviamente crisi e fratture, faglie di conflittualità che sono moltiplicate, dunque un mondo più difficile da governare. La guerra fredda è una situazione di impero, potremmo dire di duplice impero, che più c'è staticità, come un tempo l'impero dei Mongoli, l'impero di Tamerlano, l'impero romano, l'impero di Carlo V, l'impero di Carlo Magno. I grandi imperi danno stabilità, quando non ci sono grandi imperi ci sono chiaramente più
anche dinamicità. E ovviamente, l'impero americano, la democrazia americana, la sua versione imperiale, non è riuscita dopo il crollo di Berlino a produrre di fatto una unità stabile e statica, perché il mondo sta chiaramente producendo tantissimi conflitti. Si arriva alle elezioni di Obama, si arriva al tema ovviamente addirittura della Grecia e alle primavere arabe. Per quanto concerne l'Italia, si arriva chiaramente addirittura a sviluppare i temi della Seconda Repubblica, dunque il tema della sfida, no? Berlusconi Prodi, come l'alternanza di centrodestra e centrosinistra. Anche qua le fonti sono interessanti. Andiamo per esempio a vedere le fonti per quanto riguarda la nascita dell'Italia repubblicana. Avete chiaramente Palmiro Togliatti, avete De Gasperi, avete Scoppola che presenta la fase costituente, avete Sivini che presenta i socialisti cattolici nella stesura appunto della costituente, Berlinguer col compromesso storico, Bettino Craxi col nuovo partito, nuovo corso del Partito Socialista, Le Ricci della Lega di Ilvo Diamanti, Caracciolo con la clandestina politico della Prima Repubblica, dunque Tangentopoli, Pasquino con la tesi del maggioritario introdotto per rendere il paese più governabile, la discesa in campo di Silvio Berlusconi, c'è il suo discorso, e poi addirittura Sabatucci, il pezzo di Sabatucci, cioè l'autore del manuale, che ci affronta il tema del bipolarismo polarizzato. Sulla decolonizzazione c'è tantissimo, e anche questo un testo appunto globale. La società dei consumi è un capitolo molto bello, e affrontata a livello appunto planetario, dunque la società dei consumi come momento di svolta decisivo all'interno del mondo nuovo che è andato a nascere, che si è di fatto edificato negli ultimi 20 anni, che è caratterizzato da questa, no, non fine della storia, bensì caratterizzato da intrecci costanti della storia. I modi della storia. Giardina Sabatucci Vidotto, ottimo come punto di vista globale, sociale, culturale, economico e politico per preparare l'esame il concorso, l'esame per diventare professori, ottimo dunque per avere una visione complessiva dei processi, delle cause, delle conseguenze, degli intrecci, vi dicevo appunto prima, sociali, economici, culturali e politici. Ottimo testo anche da utilizzare alle superiori, con una buona classe, medio buona classe, si possono fare molti lavori sulle fonti e anche molte aperture sulla stretta contemporaneità, che poi forse è chiaramente la parte di storia che i giovani amano maggiormente. Buono a tutti, ci vediamo domani, penso, con Nietzsche e con nuove recensioni dei manuali. Dovrei prendere in mano altro manuale di storia, Luzzatto di sicuro, e anche Barbera. Buonanotte a tutti.